Possiamo cominciare il gioco quindi con la prima scena della nostra cronaca. Da regole, il primo che ha un'idea, uno spunto, prende la virtuale carta framing e ne segue le istruzioni per fare la prima scena. Io una mezza idea ce l'avevo. Avevo pensato non più di 15 giorni prima del Gay Pride. Luogo avevo pensato eventualmente all'Elysium, poco dopo il tramonto. Sicuramente ci sei tu, Claudia Berni, ma sì, ci sta anche Giorgio Ferrin. Cast di PNG, ok, ci sono vari mortali. Lo scopo della scena, principalmente direi che ho invitato il mio politico prezzolato, ho bisogno di informazioni. Io direi che Alfredo si muove sulla sedia dove si trova un po' a disagio, è vestito molto bene, è elegante e normalmente ha non so che di sicuro, è un politico, dopo tutto non è una scolaretta. Però quando è in tua presenza in particolare è sempre un po' a disagio, un po' guardingo. Si rigira il vino che ha nel bicchiere e porgendosi un po' verso di te fa: allora, di che cosa volevi parlarmi? Cosa posso fare? Ci sono voci che circolano riguardo il Gay Pride. Ho avuto informazioni riguardo che di un ipotetico attentato. Tu ne sai qualcosa? Lui ci pensa un po' su, Alfred si strofina il volto pensieroso e poi ti fa: ma Piccola precisazione, forse è meglio che gli cambio il nome perché si confonde col mio. Lo cambio, Corrado. ok, quindi io Ok. direi che Corrado si strofina la faccia pensieroso, poi quasi con fare colpevole ti fa: no, non so. Posso chiedere, sicuramente c'è un gran giro di soldi. Non puoi capire quelle checche malefiche, che quanta roba girano. Io non ci credo alla storia della loggia gay, però ne ho viste di cose. Ma sicuramente tu ne sai più di me. Posso chiedere in giro. Non sarebbe male, non sarebbe male. Ok, dammi un po' di tempo, farò qualche I chiamata. tempi sono stretti e tu lo sai. Lo so, capisco. Invece Claudia, lì la mega terrazza fichissima all'ultimo piano con la vista stupenda, è praticamente poggiata con gomiti al ballatoio, all'inferriata esterna, e guarda la notte di Roma. A fianco a lei c'è Sebastiano, il suo marito è Gaul, e come spesso succede, è lì che sospira e si arrovella il cervello. Eppure ci deve essere un modo per liberarci della sua nefasta influenza senza gettare al vento le nostre vite. Qualcosa ci deve essere, non è onnipotente. Io so il nostro collegamento, cioè che tu stai investigando sul complotto sabbatico alle spalle mie del vice o no? Cioè alle spalle mie dello sceriffo Io direi di no, almeno non o no? ancora, perché non credo di aver ancora, non ho ancora agito in quel senso. E quindi niente, guardo Sebastiano un po' abbattuta. Nel frattempo io, Giorgio, sono lì sulla terrazza, mi sto guardando in giro per capire chi c'è, controllo se c'è Giulia e... Sono tipo, si capisce se mi guardi bene che sono un po' guardingo, perché è da qualche giorno che ho sempre paura che voltandomi mi becco Chiara, la mia sire, alle spalle che mi guarda. Io butterei, movimenterei la situazione. Beh, tiro in mezzo un evento casuale. Quindi Sì, tiro un D6 con dato da D6. 6, sì. È venuto fuori un 3. Ah, qualcosa di importante è rotto o è danneggiato o perso. Qualcuno di importante, un PNG, è catturato o seriamente ferito o pericolosamente separato dal resto dei protagonisti. Oppure viene consumata una risorsa Importante risorsa. importante che potrebbe essere necessaria e utile proprio adesso o nell'immediato futuro. Potrebbe essere che... Come si chiama il politico? Corrado. Corrado riceve una telefonata. Si vede squillare il cellulare di Corrado, lui risponde e poco dopo il suo Sbianca. volto diventa terreo e ti dice:
Alfred, mi dispiace, ma devo andare. Mi è arrivata una chiamata urgente. È meglio se la polizia non mi trova qui. Cosa fa per alzarsi hai combinato? Lo fermo per una mano e gli chiedo cosa hai combinato. Lui non si lascia prendere, diciamo. Non fa un gesto brusco con te, però comunque ti forza la mano per lasciarsi andare, cosa che plausibilmente non ha mai fatto prima in tutto il tempo che lo conosci. Ok. E continuando a indietreggiare ti fa: guarda, mi dispiace, ma non posso. Ti giuro, ti spiego tutto dopo. Spero non sia grave come sembra. Comunque ci sentiamo, mi faccio vivo. Non ho dimenticato cosa devo fare. Ok. E ti corre fuori. Ok. Ok. E anzi, se io, Filippo, lo narravamo in modo che ti faceva opposizione, avevi tutti gli strumenti per importi dire: no, cavolo, voglio parlarci, voglio sapere che è successo. Sì. E notate anche che forse, non mi ricordo qual era stata l'idea di Filippo sul perché sta scappando. Perché l'hanno chiamato dicendo che forse è indagato per corruzione. Ecco. È un aspetto? No, perché non è così. Potrebbe. Ah, ok. Nessuno ha sentito la conversazione al telefono. Lui non ha detto a nessuno che cosa ha detto al telefono. Vedendolo uscire, io seguo con l'occhio Corrado uscire di corsa dal locale e vedo che urta con la spalla entrando, cioè uscendo una persona che sta entrando. E questa è Giulia, l'altro vice sceriffo. E lo fissa, lo squadra di malocchio, cioè in malo modo. Lui comunque non si ferma, non chiede scusa e corre via. Giulia si ferma, lo fissa, lo segue con lo sguardo e poi punta, mi fissa e punta verso di me. Arriva al tuo tavolino, senza sedersi, guardandoti dall'alto al basso, ti fa: dovresti imparare a addestrare meglio i tuoi animaletti, sono maleducati. Potrebbero esserci conseguenze prima o poi. Ce ne sono già attualmente. Non sembrava. Ce ne saranno, non preoccuparti, Giulia. E a tal riguardo, hai avuto notizie di quel quadro? Ancora no, aspettando alcune lettere, diciamo, dovrei avere qualcosa nei prossimi giorni. Bene, bene. Perché in fretta? Con le voci che circolano in giro non vorrei che la mia unica possibilità di tornare in possesso del mio prezioso quadro vada a sfumare. I tempi sono stretti. Bah, di voci ne girano tante, ma a tal riguardo tu cosa sai? Bah, io non darei troppo adito a queste voci. Non è salutare. Preferisco dire i fatti e per adesso di fatti non ce ne sono. Quando Giorgio vede Giulia che si dirige verso Alfred, cerca di avvicinarsi con nonchalance, facendo finta tipo di chiacchierare con qualcuno del più del meno lì vicino, ma in realtà vuole ascoltare quello che si dicono senza farsi notare. Non immediatamente, verso la fine della discussione, con la coda dell'occhio comunque lo noto, dato che comunque è qui attorno che sta ronzando attorno per cercare di capire cosa stiamo dicendo. Io, notandolo, comunque muto la mia espressione, diciamo, normalmente sarei intellegibile, intravedendo lui cambio la mia espressione, scocciato, come per dire: tu è di nuovo qua. Immagino che Giulia noti il mio cambiamento di viso e segue un po' il tuo sguardo. Ah, non avevo notato che eri già qui. Io faccio proprio finta di non accorgermi all'inizio, mi giro solo dopo un po' che mi chiama e dico: ah, Giulia, ciao, buonasera, non ci siamo ancora visti oggi, no? No, buonasera, sono contenta che tu sia arrivato. Stavo giusto discorrendo della situazione attuale. Tu sai nulla di un terribile complotto sabbatico per distruggere la città eterna? Noti l'evidente sarcasmo nelle sue parole. Lo sai bene che se lo sapessi te l'avrei detto subito. Ah, bravo, sempre il Legio Boy Scout, giusto, giusto. Beh, del resto, con la nostra carica, non possiamo fare molto altro. Ma di cosa state parlando qui? Di quanto è bella questa serata? Beh, è una bella serata.
sarebbe potuta migliorare, e invece. Oh, mi dispiace, è un po' la gente qua che è sempre la stessa, no? Già. Giulia tipo fa una mezza reverenza e si scusa dicendo: beh, ho cose più importanti da fare, mi vorrete scusare, il mio dovere mi chiama. Buona serata. Ciao Giulia, Grazie. ci Buona vediamo serata. presto. Allora, vediamo una scena. Allora, la location è l'appartamento di Giorgio. Time, un po' dopo quello che è successo a inizio serata all'Elysium. Il cast di protagonisti siamo io e Giorgio. E direi che lo scopo è quello di trovare qualcuno che mi dia una mano a fare quello che devo fare. Ok, siamo da qualche parte in tuo appartamento. Dimmi tu dov'è che ricevi gli ospiti. Non è un loft, è un appartamento normale, però è arredato con uno stile comunque abbastanza colline molto dritte e schiette, e nel salone direi che è un tavolo di semi-design, come se fosse un cubo. Claudia, che ti dice grazie Giorgio per avermi accolta così su due piedi senza preavviso, ma non volevo parlare all'Elysium di questa faccenda perché ci sono troppe Stai tranquillo, del resto, essendo vice sceriffo, sono abituato a questo genere di cose. orecchie. Immaginavo, per questo sono venuta da te. Avrei una faccenda da un punto di vista personale, per la quale spero di ricevere il tuo aiuto e sostegno, però dall'altro lato potrebbe essere, diciamo, di ordine pubblico, di interesse per l'ordine pubblico della nostra corte. Ho ragione di credere che Sergio Alighieri abbia qualcosa da nascondere di pericoloso per la corte. Oh, molto interessante questa cosa che mi dici. Non lo conosco bene, Sergio. Esattamente mi puoi dire perché hai questi sospetti? So di suonare un po' come uno stupido personaggio di un romanzo criminale, ma la mia fonte non può essere rivelata e purtroppo non ho modo di specificarti delle prove. Sono un po' quello che ho bisogno di trovare. E per ragioni personali, diciamo, io comunque ho bisogno di agire in tal senso. Devo scoprire che cosa sta nascondendo. E ho tutte le ragioni per credere che sia qualcosa di negativo per la nostra corte. Se questo ti può bastare, mi vedi evidentemente imbarazzata, non so bene che. Se questo ti può bastare per offrirmi aiuto, magari proprio per evitare che io combini qualche pasticcio, bene, altrimenti ti capirò e mi arrangerò. Giorgio sospira e dice: beh, tesoro mio, sai che mancano 15 giorni al Gay Pride, io ho un sacco di investigazioni da portare avanti e come faccio ad essere sicuro che non mi stai dicendo questa cosa solo perché è un tuo nemico politico e lo vuoi eliminare? Dico, devi capire la mia posizione. Claudia apre le braccia con fare proprio disarmante e ti dice: guarda, ti capisco benissimo, e questo è quanto ho da offrire. E pausa. Io trovo che in questo momento siamo arrivati ai nodi del pettine. Io non ho null'altro da offrirti per adesso. E tu giustamente dici: ma veramente, boh, io Però voglio convincerti sì. ad aiutarmi. Mentre tu vuoi avere delle informazioni in più da me, che non voglio dirti, questo è un conflitto. Innanzitutto, ciascuno di noi dice: se io vinco, cosa succede? Quindi, per esempio, se io vinco, ti strappo senza ulteriori domande la promessa che sì, mi darai una mano. Poi quelli che farai davvero sono affari tuoi, non posso controllarlo. Però qui e adesso sono venuto a chiederti aiuto. E tu mi dirai sì, ti aiuto. Se vinco io, pur di avere il mio aiuto, mi dai un'informazione in più. Perlomeno chi ti ha cioè, chi ti ha dato questa informazione? Valutando queste condizioni, uno pure potrebbe dire: vabbè, sono d'accordo con questo e ci giochiamo che te lo dico e stiamo a posto così. Invece io non te lo voglio dire
E quindi il conflitto va avanti. Quindi, allora, vediamo. Io, per esempio, guardo la mia scheda, apro le braccia e ti dico, guarda, in tutta sincerità e onestà, ti sto dicendo tutto quello che mi è concesso dirti. Sto solo cercando di fare la cosa giusta. Non ho altri secondi fini. Spero che tu possa credermi. E quindi faccio il mio tiro. In base a quello che ho descritto, si vede quale abilità sto usando. Io direi comunicazione, sicuramente, però etichetta o alta società non mi sembra si applichino. Adesso, la tua azione, tu che cosa stai facendo? Io ti dico, va bene che ti faccio entrare nel mio rifugio e ascolto i tuoi problemi, però in qualità di vice sceriffo, se proprio vuoi che mi inizi a investigare su questa pista a così poco tempo dal V-Ride, ho bisogno di delle informazioni in più. E tiro su Persuasion, su Communication. In questo tiro, invece di avere una difficoltà fissa, la difficoltà siamo l'uno quella dell'altro. Quindi io ho fatto più di te, sto vincendo. Io ho fatto più uno e tu hai fatto totale meno uno. A questo punto puoi decidere di invocare aspetti per modificare il tiro. Quasi quasi io invoco il mio high concept, cioè che sono vice sceriffo, e forte della mia carica sostengo la mia tesi e ritiro. Quindi vado a 2 fail point, e stavolta faccio meno 3. Hai un più 1 di comunicazione, quindi entresti a meno 2. Peggiorato la situazione, ma sì, sei stato molto convincente. Diciamo che ti dico, e comunque come vice sceriffo dovessi darmi delle informazioni in più, specialmente ora che non ho nessuna traccia, mi scappa. Perfetto. Io alzo un sopracciglio e continuo la scena da che poi non è una scena, io lo dico davvero, da innocente. Dico, ma proprio perché hai questo ruolo e non hai al momento tracce, quella che ti offro potrebbe essere una manna dal cielo anche per te. È nel tuo interesse. Quindi mi aiuterai? Sì, non avrei dovuto proprio dirti che sono col culo per terra. E sì, non ho alcuna traccia migliore, questa qua è la prima. Va bene, ti aiuterò. Posso solo chiederti una cosa? Certo, tutto quello che vuoi. Io inizierò a indagare questa notte stessa, ma tu non dire niente a Giulia. Non ti preoccupare, non intendo dire di questa faccenda nulla a nessuno. Ok, quindi qual è il primo passo, capo? E c'ho tipo un sorrisetto sul volto. Beh, tu mi hai detto un nome, è tantissimo un nome. Intanto devo capire chi frequenta queste persone, se all'Elysium la gente cosa ne pensa di lui. Di questo qua non so praticamente niente, inizierò all'Elysium probabilmente. Ok, va bene. Tutto è tranquilla, è affar mio ora. Vedi che sono titubante, evidentemente davo per scontato che sarei stata in qualche modo coinvolta. Mi si legge proprio in faccia. E allora sbuffo e dico... Ah, ma vuoi pure partecipare alle indagini? Te l'ho spiegato prima, è qualcosa di personale, devo farlo da me, in un certo senso. Già non avrei dovuto, sto rischiando nel chiedere aiuto a te. Dimmi cosa devo fare, come devo farlo, farò del mio meglio. Ok, allora... Se andiamo tutti e due a investigare l'Elysium è una cosa molto sospetta, la gente lo sentirebbe e inizierebbe a chiedersi come mai stiamo improvvisamente cercando informazioni su questo tipo. Okay. Tu non sai nulla su di lui, no? L'ho visto in giro per la città, so che è qui, è stato accettato a corte dal principe, questo è più o meno quanto. Credo che appartenga alla stirpe dei Ravnos. Questo può complicare le cose. Facciamo così, facciamo due cose diverse. Io cercherò di capire dove va, chi frequenta, eccetera. Tu vai all'Elysium e vedi se qualcuno sa qualcosa di lui con nonchalance. E poi dividiamoci le informazioni. Ok, boss. Va bene. Adesso vai che mi devo sistemare il trucco. Alzo un sopracciglio e faccio ok, e ancora grazie per l'aiuto.
mi alzo e me ne vado. Mm-hmm. E direi che la scena si chiude. Ok, quindi prossima scena. Ok, che è mia. Yes. Allora, aspetta che prendo la rovina del framing. Allora, purpose, direi investigare su Sergio, cioè scoprire informazioni su Sergio, sulle sue abitudini. Location, farei che è più interessante magari che è proprio un locale, un pochettino in periferia, che ha aperto abbastanza di recente, si chiama Red Drops. Quindi sono nel Red Rocks che ho avuto una soffiata da una mia spia animale che ha visto questo Sergio andare più volte in questo locale, in sostanza. Quindi io sono lì e entro con nonchalance, vestito in modo vintage, con questo smanicatino di jeans e un guy liner attorno agli occhi. E mi guardo in giro, entro facendo finta di essere una persona normale che entra nel club. Che tipo di musica c'è? C'è musica tipo techno abbastanza sincopata e molto alta, che la gente non ha bisogno di parlarsi, tanto è lì per fare altro. Io probabilmente ho tipo una foto di quest'uomo sul cellulare. Pausa, considerando che siamo nel 2015 e comunque basta semplicemente mettere un nome su Google e prima o poi comunque qualche immagine salta fuori. Cioè, penso che comunque un'immagine della persona sia, non penso sia un problema. A meno che non vuoi attivamente non lasciare tracce in internet. Chiediamolo al dado. Sì. È vero. Okay. Allora, io ho tipo il suo profilo Facebook, che questo qua si è fatto, e ho comunque una sua foto che ho rintracciato in internet, che mi ha dato qualcuno, e ce l'ho sul mio cellulare. Allora, entro dentro in questo locale che ha tipo... Cioè, la parte sopra, però, il grosso del locale si sviluppa tipo in un piano interrato, tipo ad almeno uno. Qui c'è questa grossa sala tipo discoteca con due bar ai lati e la console di video in fondo. È tutto molto soffuso con luci rosse che illuminano questa stanzona. Senza ritegno, vado in giro e chiedo alla gente se qualcuno ha visto in giro quest'uomo qua. C'è proprio poco attirare l'attenzione. Sì, tanto io me ne sbatto di solito di queste cose. Ah, ok. Sottilissimo, ok. Sì, qualcuno lo ha visto, pare essere un habitué, anzi, un po' un patrono del posto, da sempre mance generose, nessuno sembra conoscere dettagli, tipo in pochi azzeccano il nome. Il tuo personaggio ha l'aspetto non ti si può ignorare, e in questa situazione che stai cercando informazioni, proprio lo stai facendo in maniera spudorata, avrebbe senso appunto che la cosa ha dato fastidio a Sergio e una persona ti si avvicina per cacciarti dal locale. La persona che ti si avvicina è il classico, portate pazienza lo stereotipo, però almeno io in Piemonte ho sempre avuto a che fare con gente del genere, i pub, il classico romeno tatuato sul collo, abbastanza robusto, sia di spalle che di panza, maniche corte, ovviamente si nota, non ha nulla a che vedere con la gente che bazzica all'interno del locale, e ti si avvicina affermando, stai facendo troppe domande in giro, se vuoi seguirmi per piacere da questa parte. Ok, allora io lo guardo, aggrotto la fronte e gli dico, sei proprio sicuro di volere che io ti segua? Mentre dico questa cosa, evoco la mia animalità e gliela infondo contro, cioè la mia bestia interiore gli ringhia per farlo indietreggiare e fargli capire che io sono più forte di lui. Lo spintono via. E mentre lo faccio, gli vomito addosso questa andata di maschio alfaggine. Da buon essere umano, si caga sotto e rimane un attimino allibito lì sul momento. Fa quel mezzo passo indietro, rimane a occhi sbarrati e ti fissa come per dire, oddio. Ti prego non uccidermi. Esatto. Io direi che se Giorgio non trattiene il buttafuori o gli fa qualcos'altro, questo lentamente e senza scollare gli occhi da dosso a Giorgio, piano piano indietreggia
scomparendo tra la folla, e l'ultima cosa che lo distingui fare è tipo portare la mano all'auricolare parlando con qualcuno. Lui, io lo tengo d'occhio mentre si allontana all'interno della discoteca e cerco di piano piano farmi largo attraverso la gente che sta ballando in centro di questa sala per vedere dove va. Ma io sarei banalissimo, va nel retro, in una zona per lo staff, solo per lo staff, magari di sotto, a livello più privato, come avevi detto, e niente, lo vedi scendere da una scala, e se lo segui ancora anche di sotto, lo vedi scomparire dietro una porta con una bella scritta staff. Visto che vedo che si sta dirigendo verso la porta privato, gli piombo addosso, lo afferro per la camicia, gli ringhio, ora tu mi porti da Sergio, altrimenti ti sgozzo. Io direi che gli tremano visibilmente le gambe e poi tipo balbettando un assenso ti fa strada, entra nella zona solo per lo staff, dove c'è tutta un'altra area, supera praticamente tipo le cucine, cioè il bar o comunque la zona dove preparano i cocktail dal retro, no? E arriva di fronte a una porta nel muro di metallo, tipo una celletta, e te la indica. Il capo di solito è là. A me è arrivata una telefonata, non so se oggi c'è, però... Ti afferra il gileino, non con violenza, ma con disperazione, e ti fa... Per piacere, non farmi del male! No, no, non farmi scendere, e non dirgli che ti ho portato io qui, quello m'ammazza se no, ti prego, abbi pietà di me. Io gli accarezzo le spalle e dico, no, tranquillo, a questo punto me la vedo da solo per i fatti miei, sei già stato bravo che mi hai detto che lui è dietro quella porta lì, ok? Bravo, quindi estraggo gli artigli dalla mano e gli taglio la gola. Ok, crolla per terra come un sacco di patate spandendo sangue sul pavimento. Pausa. Sì? Io direi che per quanto sia sotterraneo e solo per lo staff, è comunque un posto dove magari in questo istante sei da solo con lui. Però è ovvio che ci passa gente spesso, gente del locale, eccetera. E te ne rendi bene conto, se lo vuoi fare lo stesso, sì, va benissimo. Sì, non mi interessa, perché tanto dopo avergli sgozzato il collo mi trasformo in pipistrello e mi appollaiolo in un posto, tipo in un sottoscala, osservando la scena. Sì. Buono, cioè, lo lascio morire dissanguato lì e mi metto in questo sottoscala a guardare cosa succede. Visto che nella scena adesso deve passare del tempo, posso chiudere la parte, se volete. Ok, stavo valutando come posto sono a casa di Danilo Petri, che stiamo amichevolmente discutendo sul fatto che, nonostante stia supportando un vice sceriffo incompetente, che... Lo scopo? Sempre informazione, di già che al momento Giulio non mi è stata d'aiuto. Direi qualche ora dopo quello che era successo all'Elysium, come cast, io, il sire di Claudia, direi che sono alla porta della casa del sire Danilo. Knock, knock. Chi è? Babbo Natale, no. Un tipico maggiordomo, che stona in questa epoca moderna, però è proprio tipico maggiordomo. Butler. Esatto, ti viene ad aprire la porta. La casa è un gran bel villino, in stile pseudo-antico, diciamo, alla periferia di Roma. Però in una zona bella, ricca, praticamente, sai, tipo questi enclavi. Abita in questa zona che si chiama Olgiata. Ok, quindi questo maggiordomo d'altri tempi ti apre la porta, e non ti dice niente, non ti chiede niente, semplicemente ti guarda in volto, forse potrebbe anche guardare al di là di te, perché sembra mezzo assente, e con un inchino
apre la porta e si mette di lato e aspetta che tu entri con comodo. Ok, entro, nessun problema. Ti richiude la porta alle tue spalle e senza una parola comincia a camminare verso una delle stanze, facendo vagamente un cenno come per dire prego mi segua, e ti introduce in un salottino. C'è proprio un camino, ci sono poltrone, è moderno, ma con quel gusto un po' d'altri tempi, diciamo. È elegante, non è barocco. Non è pacchiano. Esatto. Quando arrivi lì, fa come un gesto per dire si accomodi dove preferisce, e poi sempre in silenzio se ne va, chiudendo la doppia porta, classico, alle sue spalle. Poco dopo vieni raggiunto da un'altra porta, da Danilo, padrone di casa. Ok. Ti saluta cordialmente e fa, Herr Alfred. Caro Danilo. Che cosa ti porta nella mia umile dimora? Mi porta il fatto che qui in questa città i dipendenti del nostro caro e amato principe non lavorano in maniera efficiente. Il vice sceriffo Giulia crede che queste voci che stiano circolando sul sabato siano solo una farsa, siano soltanto della benzina sul fuoco, ma nulla di più. E il mio contatto ha avuto qualche problema questa notte. E non questa notte, questa è inizio serata e non promette nulla di buono e la cosa non mi piace proprio per nulla. Tu dai tuoi contatti hai avuto qualche notizia in più? Io chiamo un demon però e faccio 4, quindi something wicked this way comes. Intanto mentre Alfred parlava e chiedeva, Danilo faceva tipo di sì con la testa, è d'accordo sulle tue opinioni riguardo alla vice sceriffa e alla situazione attuale. E poi quando gli fai quella domanda, lui sta cominciando a risponderti, ma proprio tipo un beh, effettivamente, ma succede questo qualcosa. La prima cosa idiota che mi viene in mente è che si sente tipo un urlo stridulo da un'altra stanza lì vicino. Nello stesso edificio o un edificio separato? Sì, è evidentemente tipo da un'altra delle stanze della casa. Danilo però è imperturbato, come se non avesse sentito niente. Se per Filippo va bene, alla fine il Dan l'hai chiamato tu, quindi se c'hai qualsiasi altra idea hai la precedenza. No, va bene così. A questo punto, hai ospiti? Disturbo? Fa proprio un sorrisetto a mezza bocca. No, ero solo impegnato nel mio hobby, sai, mi diletto in arte. Giusto, tu commerci in arte, quindi... Esatto. Magari quando avrò finito ti mostrerò qualcuna delle mie opere. Interessante. Avrei sicuramente qualcuno a cui se interessa la vendita o cosa, sono sicuro che troverai qualcuno interessato alle tue opere, conoscendo la tua vena artistica. Sei troppo buono con me. Purtroppo, come hai sentito, la vena artistica pulsa impaziente e non posso concederti troppo tempo. Però posso aiutarti. Parla con la mia pupilla. Credo che lei possa dirti cose interessanti. Potrebbe esserti d'aiuto, forse. Lo spero. Ti ringrazio ancora per il tuo tempo concesso, Miel. Dunque, non ti rubo altro tempo alla tua opera d'arte. Ma no, figurati, la tua presenza è sempre benvenuta. Anzi, scusami tu per questa fretta, ma è tipo se sento un altro urlo. Devo veramente andare. La prossima conosco la strada, no? Io organizzeremo qualcosa di interessante. Ok, sono molto ansioso. Chiudo la scena in questo modo. Dunque, la mia scena, beh, direi banalmente che la apro all'Elysium. Ormai la notte è bella avanzata, ci sono io tipo in un angolo, fingo di sorseggiare una coppa di vino e sto osservando un po' la gente che va, la gente che viene.
Il mio scopo è quello di intercettare qualcun altro della corte per cominciare ad attaccare un bottone e cavare qualche informazione su Sergio. Di protagonisti ci sono io e di PNG, a parte pochi umani, perché ormai la notte è tarda e questo non è proprio un posto di sfascioni, per cui a una certa gente se ne va, direi che arriva Joseph. Arriva proprio il principe? Sì, no. Basta. Senza grande pompa magna, in finale è casa sua in pratica. E niente, quando vedo il principe, io un po' nervosa, mi aggrappo di più al bicchiere e lentamente mi avvicino al principe. Il principe è tipo appoggiato su una balaustra e sta guardando la città che si apre davanti a lui. Ah, signor Toaf, lei ci grazia con la sua presenza. La notte ormai è finita. Temevo di doverla chiudere in solitudine. E invece ho lei come compagno di chiacchiere. No, compagno di chiacchiere è troppo importante. Sì. Portatela via. Dico qualcosa di carino, ma abbastanza riverente per rompere il ghiaccio. Faccio: ah, che sono contenta della sua presenza. Lui ti zittisce e ti dice: zitta un attimo, guarda anche tu davanti a te, lo vedi? Seguo la sua indicazione, guardo. Cosa vedo guardando? La città. Colosseo, un po' di traffico sotto. Gli dico: vedo Roma. Lui ti guarda con un misto di sufficienza e pietà e ti dice: oh, certo, mi scordo sempre che non tutti vedono quello che vedo io. Se solo tu potessi vedere quello che vedo io, sarebbe bellissimo. Un intreccio di possibilità e di vite e di destini che va e si intrecciano e cozzano e ogni incidente è un Big Bang di eventi. Beh, io continuo a osservare, non mi giro verso di lui, continuo a guardare la città e provo a impressionarlo, voglio creare un vantaggio, sfruttando il mio potere di Auspex, in modo da... magari non vedrò le esplosioni cosmiche di possibilità a cui lui si riferisce, però vedendo... Avrò una tua interpretazione di ciò che ha raccontato. Sì, vedendo le lucette delle macchine che vanno in giro, delle finestre che si accendono e si spengono, della gente che comunque mormora e io ne sento un eco, tutte le informazioni sensoriali che riesco a catturare sulla città eterna di notte da questa terrazza sopra il suo cuore pulsante, cerco di rispondergli a tono con un quadretto che sicuramente non vedo quello che percepisce lei, però vedo questo, questo e quest'altro. Voglio impressionare. Ok. Quindi, tiri dadi, roll. Che cos'è? È un persuasion? O etichetta? No. Ah, etichetta. Ma vediamo. Sto sostanzialmente descrivendo delle cose, non sono... conoscenza, tecnologia, no, direi comunicazione di sicuro, etichetta perché sto cercando di conformarmi al suo modo di agire e di parlare. Sì. Quindi più due, quindi fatto tre. La difficoltà di un tiro normale, quando non è contro un altro protagonista, è di base due, e poi ci sono tre cose da domandarci, e per ogni sì aumenta di più due. La prima domanda è: la situazione in cui sto agendo è particolarmente vessatoria? Sto cercando di affrontare un sacco di distrazioni? Non credo. Mi pare di no. No. Di per sé è intrinsecamente difficile, ma oltre i livelli proprio normali è veramente tosta? No. Il terzo e ultimo è: quello che sto facendo andrebbe quasi direttamente a risolvere uno dei miei goal? No, direi neanche minimamente. Quindi la difficoltà base è 2, io ho fatto un totale di 3, e quindi è un normale win, è un normale successo. Questo mi permette di creare un aspetto con un uso gratuito sopra. Joseph è positivamente colpito
dalla sensibilità di Claudia, e siccome ho fatto un tiro che è già così naturale, dadi più skill è un successo, non produco opposizione e anzi incasso un punto di progresso. E siccome ho fatto un più uno rispetto alla difficoltà, io ci spendo un punto fato, sì, per attivare, per invocare un aspetto. Siccome sto usando Auspex, direi che invoco il fatto che sono un neonato del clan Simis, sì, e quindi in virtù della mia disciplina di Auspex, questa cosa mi viene veramente bene. Aggiungo più due al mio test e in questo modo vinco con stile. Ok, quindi hai due cose gratuite e due punti progresso? Esatto. Allora, lui si zittisce, ti guarda, sorpreso, e dice: non avrei mai pensato di trovare una tale sensibilità nel cuore di una gentile. Hai la mia attenzione. No, lei è troppo buono. Ho solo detto la prima cosa che mi passava per la testa. E niente, comincio a fare una chiacchierata il più innocente possibile, cercando però di non apparire noiosa e di tediarlo, e cerco di deviare la conversazione sulla corte, sui suoi vari membri, e mi viene in mente: ma per esempio io non credo di aver mai avuto effettivamente il piacere di conversare con il buon Sergio Alighieri. Ciò mi incuriosisce, lei può dirmi nulla al suo riguardo? Sicuramente sa tutto di tutti a corte. Lui ride e dice: certo, sono molto contento che Sergio sia venuto nella mia grande Roma. È un mio vecchio amico. Davvero? Mi racconti qualcosa di divertente su di lui, o di interessante su di lui? Ne avrete passate così tante? Beh, avrei un sacco di aneddoti da raccontare, ma sai, non vorrei veramente annoiarti, non reggerebbe la bellezza di fronte a questo spettacolo che ci stiamo godendo. Potrei raccontarti di quando ero al suo bar mitzvah, però è veramente noioso. Ma quindi anche lui condivide la vostra fede? Un altro da gasare. lui ti dice: assolutamente. Ma davvero... spendo uno degli usi gratuiti del mio favore col principe, mm-hmm, per invocare un effetto di fiction. Presso la questione, spingo: ma no, davvero, non mi annoia. Mi dica di più su questo suo amico di tante avventure. Possiamo anche buttarla in astratto. So degli aneddoti su di lui. Questa è una cosa di fiction e può stare lì. Potrebbe essere un aspetto, no? Sì. Sì. Ok, quindi lui ti sta praticamente raccontando un po' di aneddoti, tu memorizzi le cose e cerchi di capire come ti potrebbero servire. E a questo punto chiamo un dev. Ho fatto 4 di nuovo. E ancora something wicked this way comes. Io proporrei che arrivi Sergio, nell'Elysium. Ecco, potrebbe venire dietro di voi e Joseph dice: oh, stavo giusto parlando di te, mio caro. Con nonchalance mi giro, tipo mi alzo, in modo un po' meccanico, come una ragazzina imbarazzata, gli porgo la mano, mm-hmm, e faccio: piacere, stavamo giusto dicendo che non avevamo ancora mai avuto modo di incontrarci come si deve, e il nostro buon principe era stato così gentile da raccontarmi un po' di cose sul suo conto. Avete fatto davvero delle avventure interessanti. E aspetto che mi stringa la mano. Sergio ti guarda Joseph. Joseph sorride pacato e dice: beh, mia cara Claudia, visto che hai dimostrato di essere così interessata verso il mio amico, vi lascio soli. Guarda Sergio, gli fa un cenno del capo dicendo: io e te dobbiamo parlare dopo, e lascia la terrazza. Rimane lì Sergio, quindi. Mi stringe la mano? Sì, te la stringe e ti dice: oh, mi fa piacere di essere così famoso. Esattamente che cosa stava raccontando di imbarazzante il mio caro Joseph? Com'è la sua stretta di mano? Io gli do una stretta
È molto vellutata. Ma ti sta andando morta oppure... No, non è morta, è leggera. Per quanto è vero, ma è comunque delicata. Mm-hmm. Interessante. Io mi richiedo di mm-hmm. il terrazzino dove stavamo e giocherellando un po' col vino nel bicchiere, tanto non lo posso bere, quindi... Cerco di sì. fare la brillante, senza strafare, però cerco di risultargli gradevole e interessante. E voglio trarne un vantaggio di questo. Gli sto rispondendo molto apertamente a cose di imbarazzante. Non saprei se è imbarazzante. Però, per esempio, Joseph mi ha detto di quella volta che... Mm-hmm. E gli rigiro un po' degli aneddoti che... quello che ritengo più simpatico, insomma. Ma cosa vuoi ottenere? Voglio piacergli. Ah, ok. Direi che etichetta non ci sta questa volta, quindi solo comunicazione. In realtà, secondo me, è proprio etichetta, Cioè, è tipo parlare del più del meno per essere simpatici, secondo me è molto etichetta. L'unica cosa che proporrei è di alzarti a più due la difficoltà. Perché effettivamente... Perché ti ha mezzo beccato. In questo caso qua diventerebbe difficoltà 4, giusto? Perché di base sarebbe 2. Esatto. Non è vexing perché sei tranquillo lì da solo e non è verso l'obiettivo, però perlomeno lui è allerta perché ha detto questa qua che cazzo vuole. Ok, quindi tiro i miei dadi. 1. Più 2 sono 3, sei a 3. Spendo un punto fato sull'aspetto, conosco gli aneddoti sul passato di Sergio con Joseph e mi becco il più 2. Quindi gli dico le cose giuste al momento giusto, nel modo giusto, tiro fuori anche quei 2 o 3 elementi personali per colpirlo là dove serve e ho un win normale, perché la difficoltà sì. è 4, io arrivo a 5. Il mio tiro naturale, dadi più skill, è sotto la difficoltà. Quindi stiamo a opposizione 1. Come racconta gli aneddoti sulla mia vita Joseph, non gli riesco a raccontare neanche io. E allora molto pacato ti dice, ma perché ti interessa così tanto della mia vita? Ma no, niente, effettivamente stavamo discorrendo col principe sulla corte, sulla città, sulla situazione attuale. E ho semplicemente menzionato che a conti fatti, tu... Posso darti del tu? No. Oh, che cattivo. Lei... Grazie. Era uno dei pochi esponenti della corte con il quale ancora non avevo avuto il piacere di incontrarmi e conversare per davvero, al di là di una occhiata sfuggente in Elisio o in altre zone della città. E da lì poi la conversazione è partita. Lui annuisce e dice, beh, non sei la prima, anzi è una situazione che si può applicare praticamente a tutti i nostri fratelli qui. Sai, sono arrivato qua da molto poco, ho viaggiato molto in passato e ho chiesto asilo in questa corte per un po' al mio caro vecchio amico e lui è stato felice di darmelo. Così dovrebbe funzionare tra esponenti della nostra specie. Siamo così pochi, troppe volte nemici. E dimmi, quali sono i tuoi... di cosa ti occupi qua? Quali sono i tuoi interessi? Beh, i miei interessi sono variegati. Io mi occupo in particolare di medicina e ricerca scientifica. Nulla di realmente attinente alla vita di corte. Probabilmente non mi sono ancora del tutto abituata a questa condizione, anche se mi ci ritrovo da qualche anno. È affascinante, devo dire. È affascinante e mi incuriosisce ogni notte di più. Lui sospira e dice, ah, ho capito, una ricercatrice. E rispetto molto questo interesse per la scienza. E visto che devo ammettere che mi stai simpatica, con un gesto veloce della mano è come se facesse comparire in mano un bigliettino e te lo porge. Lo prendo. Ti dice, se hai problemi con dell'appetito di qualunque tipo, vai a quell'indirizzo e fallo vedere alla persona che c'è all'ingresso. Ed è un bigliettino da visita speciale, tipo in filigrana, cioè si capisce che non è un biglietto da visita normale,
che però reca l'indirizzo del Red Rocks. Lo ringrazio tantissimo, mi alzo e gli dico: è stato gentilissimo, però ho sentito che è richiesto dal nostro principe, quindi non le rubo oltre il suo tempo. Faccio come per girarmi, e per andarmene, e poi mi fermo e mi rigiro un attimo. Gli punto un dito contro e gli dico qualcosa tipo: però vorrei rincontrarla. Mi è piaciuto chiacchierare con lei. È chiedere troppo? No, no, assolutamente. Domani sera fai pure un salto al Red Drops e fai il mio nome, come ti ho detto. Non mancherò. E quindi esco, vado via. Ok, la mia scena si chiude e c'è la tua scena. Io quasi quasi inizierei la scena dove abbiamo finita. Dove lo scopo è, Giorgio, è incontrare Claudia e scambiarsi le informazioni che abbiamo trovato. Praticamente c'è il pipistrello che vola. Tu stai tornando verso casa, a metà strada fra l'Elysium e casa tua, non so esattamente come ci vai. Avrò una macchina, sì. Cioè, tipo, hai parcheggiato la macchina, stai tornando verso il tuo rifugio e il pipistrello si appollaia a terra davanti a te e si ritrasforma in Giorgio. E quindi la scena è ambientata in realtà in strada, a un isolato dal tuo rifugio, dove trovo parcheggio. Mm-hmm. E apparentemente in giro non c'è nessuno, è tardissimo. E è impossibile trovare parcheggio sotto casa a Roma. Esatto. Neanche con dominazione. Ok. Mi ritrasformo e ti dico: ciao Claudio. Giorgio, un po' stupefatta dalla teatrale ingresso di Giorgio, lo saluto e gli chiedo: hai scoperto qualcosa? Allora, sono stato in un posto fighissimo, tipo, si chiama Red Drops, è un po' fuori Roma, è un posto nuovo, tipo, degli uccellini mi ci hanno portato. A quanto pare quel locale lì viene utilizzato da Sergio per qualcosa, o mi hanno indicato comunque una stanza dove lo si può trovare, ed è abbastanza evidente che la sua influenza permea tutto quel locale lì. Ok, come si chiama il posto? Red Drops. Tu hai scoperto qualcosa su Sergio? Beh, sì, più di quello che io mi senta confortevole. Insomma, cioè, più di me adesso? Ci ho parlato all'Elysium. Ah, l'hai visto? Sì, non era programmata la cosa. È una figata. A quanto pare è uno stretto amico del nostro principe. Ok, questa non è una figata. Decisamente. A quanto ho capito condividono, almeno a detta del principe, lo stesso credo religioso, quindi dovrebbero essere tutti e due ebrei credenti, praticanti, almeno. Okay. Così mi ha fatto intendere Joseph. Sergio non dava cenni di questo, però insomma, questo sostanzialmente, e ho scoperto anch'io del suo locale, anzi ho un invito speciale e domani mi dovrei incontrare lì con lui, a quanto pare gli sto simpatica. Diciamo che ti riferisco più o meno quello che è successo, però tengo fuori gli aneddoti personali del loro passato. Io domani lo incontro, cosa credi che dovrei provare a fare o a chiedergli? Non so se questo ti può aiutare. Vedrò di utilizzarlo a mio vantaggio questa cosa. Stai comunque molto attenta, non, quel posto lì non mi ha dato molte good vibration. Ok. Tu com'è andata però? Tutto bene? Hai incontrato pericoli o... Sì, cioè le solite cose. Locale gay nuovo, arrivi, fai finta di bere un po' di robe, uccidi uno, le solite robe, no? Uccidi uno? Oh, senti, mi avevo visto, sì, e era uno sgherro di Sergio, non potevo fare che andava e gli diceva che c'ero io lì. E vabbè, hai nascosto il corpo? Vabbè, nascosto il corpo. Era in mezzo alla gente, non potevo mica. Ma quindi la gente ti ha visto, cioè altri ti avranno visto, hai coperto il braccio in qualche modo? Non mi ha visto nessuno, non sono vice sceriffo così a cazzo, so quello che faccio.
Quindi hai ovviamente anche aggirato le telecamere, la sicurezza elettronica, hai controllato che nessuno vi abbia visto entrare assieme e poi solo tu sei uscito? Beh, sono rimasto lì un po', a meno che qualcuno non mi stava seguendo e eludendo i miei sensi molto raffinati. E quindi però hai lasciato un cadavere per terra da qualche parte? Ma sì, ma fa figo, dai. Beh, come avvertimento, dai. Avvertimento? Tu mi vedi nel panico. Nel panico più totale. E ti dico, ma stai tranquilla, c'è cioè, ordinaria amministrazione. E non temi conseguenze? Non pensi che lui farà un'indagine? Non pensi che possa risalire a te? No, assolutamente, sono le conseguenze che voglio. Voglio portarlo fuori dalla sua tana. E se fosse innocente, se non avesse nulla a che fare con la cospirazione Sabbath? E pazienza, si troverà una guardia del corpo meglio. E io qui chiamo una clarity. Allora, io credo di essere una brava persona. E quindi questo discorso con Giorgio, e soprattutto il fatto che secondo lui ammazzare una persona così sia routine, mi fa sentire molto a disagio. E era caduta la connessione mentre io facevo la clarity di Claudia, nella quale sostanzialmente stavo riflettendo su il modo in cui Giorgio mi raccontava di aver ammazzato un tizio senza tanti pensieri a sangue freddo, senza neanche coprire le tracce e quant'altro, e io mi preoccupavo di questo, mi trovavo un po' inorridita dal fatto che la prima cosa a cui pensavo era: ma hai coperto le tracce? Piuttosto che: oh mio Dio, hai ucciso qualcuno perché sì. End of session. Tutti quanti si prendono una pietra miliare minore. 1. Se hai meno di un punto fato, ne ottieni uno. Aggiungi un tick, un segnetto, vicino a tutte le tue conseguenze, perché così cominciano a curarsi. Se vuoi, scegli una delle seguenti opzioni. Rinomina una specialità di un'abilità, oppure puoi muovere un punto skill in una posizione diversa, sempre mantenendo intatta la struttura dell'albero. Oppure potete cambiare nome a un aspetto del personaggio, escluso l'eye concept. Sì. Poi, a fine sessione bisognerebbe considerare i goal personali di ciascuno e chiederci: questo goal era urgente per qualche ragione? La situazione è cambiata? Una volta fatta questa cosa, dobbiamo aggiornare... Sì, diamo uno sguardo alla tabella degli aspetti comuni di gioco. Qualcosa di obsoleto da togliere o qualcosa che è cambiato da modificare, cose così.